Il bando per l'affidamento della progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed il rilievo dell'intervento di riqualificazione in ciclo pedonale del Lungomare di Napoli, tratto compreso tra Piazza Vittoria e il Molosiglio, è stato ripubblicato sul sito del Comune di Napoli con una nuova scadenza il 21 settembre data la scarsa partecipazione da parte di gruppi di progettisti. Tra le principali opere previste ci sono. La sostituzione della pavimentazione attuale in asfalto con una nuova pavimentazione in pietra lavica, come prescritto dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Comune di Napoli. L'ampliamento del marciapiede, lato edifici, al fine di aumentare lo spazio pubblico per la sosta dei pedoni, regolamentando quello destinato alle occupazioni da parte di bar e ristoranti la razionalizzazione delle attuali funzioni stradali attraverso la realizzazione di due corsie veicolari, per garantire il transito dei mezzi di soccorso e di quelli autorizzati la realizzazione di uno spazio da destinare all'uso ciclabile, in coerenza con il tracciato generale della rete cittadina, e la previsione di aree pubbliche di sosta per i pedoni e di aree da destinare all'occupazione di parte di bar, ristoranti e alberghi, la rifunzionalizzazione del sistema di raccolta delle acque di piattaforma e degli impianti fognari, risolvendo le attuali criticità. Infine, l'adeguamento e l'implementazione dell'impianto di pubblica illuminazione attraverso sistemi sostenibili e di risparmio energetico.